particolare successo ha avuto la seconda edizione della Giornata del Cane, che si è svolta nel Parco Giochi di Castrovillari, il più grande giardino della città, che ha visto insieme cani, padroni, volontariato e tanta gente comune. Iniziativa promossa dall'Associazione Pietà in collaborazione con l'amministrazione comunale. Non pensavamo che l'appuntamento potesse avere questa eco così formidabile, ha detto uno degli organizzatori. Più andiamo avanti, più ci rendiamo conto della voglia che la gente ha di partecipare a manifestazioni dedicate ai cani. Seconda edizione di questa giornata dedicata all'amico a quattro zampe qui nel parco a Castrovillari. Sono tanti i cani che sono presenti, siamo in compagnia di Antonio, che è uno degli organizzatori. Dici qualcosa. E anche quest'anno siamo riusciti a organizzare questa sfilata con l'aiuto di molti amici, perché e siamo orgogliosi di aver superato l'edizione dell'anno precedente. Quest'anno abbiamo superato i 100 cani, qualitativamente abbiamo migliorato l'organizzazione. Si cerca di fare sempre meglio, noi ci proviamo comunque. Gli amici a quattro zampe che hanno sfilato erano divisi per categorie, mini, media e maxi. Più di 100 gli esemplari iscritti al concorso e altrettanti che si sono dati appuntamento al parco giochi accompagnati dai loro padroni, ognuno orgoglioso del suo esemplare, di razza o meticcio. Maria Pia, che cane è il tuo? Il mio è un Rottweiler di 4 anni. Rottweiler di 4 anni, è la prima volta che partecipi? La seconda. Ci dici com'è, che tipo di cane è? Un cane docile, aggressivo? È un cane docilissimo, è territoriale, è un po' geloso ma è docile, giocherellone. Ciao Mario, prima volta per te? Sì, prima volta. Senti, il tuo cane è un Rottweiler, come pensi si possa essere classificato? Non si sa ancora, spero bene. Un Alaska Malamut. Che cane è il tuo, docile, aggressivo? È docile, tranquillo. I protagonisti hanno sfilato all'interno di un quadrato per determinare chi fra loro era il più capace nell'andatura e nella posizione da fermo. Tra le razze maxi al terzo posto si è classificato un Alaska Malamut, al secondo un esemplare di Terranova e al primo posto Argo Pastore Tedesco. Insomma, è stata una bella giornata da vivere all'aria aperta in compagnia degli amici a quattro zampe.